Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2017. Prosegue la nostra carriera, il nostro campionato. Quindi, dopo l'appuntamento in Canada, dove siamo andati molto bene, dopo l'evento storico che ci siamo fatti con la Williams del 92, torniamo appunto in pista in Azerbaigian a Baku. Pista che onestamente non è che mi piaccia più di tanto, abbastanza complicato. Ho fatto le prove libere, sono andate bene le prove libere. Qualifiche, diciamo così così. Andiamo a vedere intanto cosa ci dice la Ciao. Ho informazioni importanti tipa. Sugli obiettivi per la gara. Ok, dobbiamo arrivare almeno 18esimi. In realtà l'obiettivo per le qualifiche era la 18esima posizione. Mi sono qualificato 16esimo, quindi ci siamo. Il problema è che il nostro rivale è Grosjean, che va molto a bomba in realtà, quindi è un po' diverso rispetto a quello che ci chiedono. Per quanto riguarda invece la ricerca e sviluppo, allora, avevamo già più di 500 punti. Li ho utilizzati durante le prove libere, visto che sono riuscito a completare questa volta tutti gli obiettivi, tutti in viola, quindi un bel po' di punti. Punticini. Sono andato sempre nella zona dell'affidabilità e questa volta ho migliorato, o meglio stiamo migliorando, poi arriverà prossima settimana, prossimo Gran Premio, il cambio, visto che ci deve durare per 6 gare. E poi sono andato a questa unità MGUK, che nient'altro è che la componente che si usura quando andiamo a mettere la miscela grassa. Ho scelto questa rispetto a tutte le altre componenti perché in linea generale ho notato che forse è quella che andiamo a consumare un pochino di più, perché vedendo le componentistiche ho visto che oddio, in realtà non solo questa, però andiamo a vedere che abbiamo consumato, a parte un bel po' rosse praticamente in ogni dove. Però questa qui che sono andato a modificare è questa qui, ok. Ne abbiamo usurate due che sono già sul rosso, una sul giallo, un po' come questa qui in realtà. Però visto che questa qui ci può stare, cioè comunque dovevamo iniziare da una delle due, sono partito da questa qui che magari ci dà la possibilità di utilizzare più miscela grassa. E quindi due miglioramenti dal punto di vista della resistenza li stiamo facendo. Il cambio, vabbè, per il momento va bene questo. Ho sostituito tutte le componentistiche, perché alcune erano gialle, la maggior parte in realtà, ho messo quelle che già avevamo, quindi nessuna penalità, perché qui a Baku, oltre a essere una pista dove c'è un misto diciamo abbastanza lento, ci sono anche parti molto veloci con un rettilineo lunghissimo, quindi ci serve secondo me tutta la potenza del motore possibile, visto che ho usato anche un assetto medio, perché appunto ci sono zone dove ci serve molto carico e zone dove ci serve meno carico, quindi bene o male siamo lì. Detto questo, direi che possiamo andare alla gara. E come detto, l'obiettivo è 18esimi, siamo qualificati 16esimi. Adesso vedremo un po' cosa ci consiglia per quanto riguarda la strategia di gara. E come detto, miglioriamo un tantinino anche l'affidabilità di questa Sauber. Poi vediamo un po' anche le altre componentistiche, se riusciamo ad accumulare quei 1000 punti che ci servono. Ora, come detto, dipende un po' dalle prestazioni. Qua dobbiamo skippare, vediamo un po' i primi. Giro perfetto di ieri di Lewis Hamilton gli è valso la pole position e Valtteri Bottas completa la prima Le Mercedes sono una bomba. Vediamo qui il resto della griglia. Ferrari, Red Bull immagino, Felipe Massa e Ricciardo, Perez, Verstappen, Ocon e Romain Grosjean. Grosjean decimo, come faccio a batterlo? Andiamo, va. Grosjean cioè va forte. Rispetto agli obiettivi che abbiamo noi di gara, riuscire a battere Grosjean non è per niente facile. Quindi andiamo a vedere la strategia di gara. Vabbè, dobbiamo mettere un po' più di benzina, ce ne ha messa un po' meno. Quindi andiamo a piazzare almeno 13,5. Dai, facciamo 13,5. Mentre per quanto riguarda la strategia, cosa ci consiglia in base a come... uguale a come abbiamo gareggiato, diciamo così. Quindi dobbiamo fermarci intorno al quinto giro. Sarebbe possibile eventualmente, se ci fermiamo prima, il quarto, poi decidiamo. Però se già glielo diciamo il quarto, al quarto, ok, ci sta. Tanto poi nel caso ci fermiamo al quinto, però almeno già dal quarto ci dà la traiettoria per i box. Quindi già questa città ci sta. Quindi direi che siamo pronti per la gara. Vediamo un pochino.
tutti concitati sempre in partenza. Attenzione, stavolta c'è andata di lusso, che abbiamo fatto gomma a gomma con Hülkenberg. Ci siamo buttati come se non ci fosse un domani, e qui dobbiamo essere molto aggressivi in partenza, ragazzi, perché sennò... Non so, sul dritto dobbiamo vedere un pochino come si comportano le altre auto. Dobbiamo sicuramente provare a sfruttare la scia, perché là sarà difficile. Aia. Qua attenzione, perché è facile andare a muro, rimbalzare come se non ci fosse un domani, quindi... Non ho fatto un giro bello dal punto di vista delle traiettorie e quant'altro, ma diciamo che un po' anche il fatto che abbiamo tutti questi piloti davanti, quindi ci... deconcentriamo un pochino. Qui siamo troppo lontani da Hülkenberg e non va bene. Esce la grassa, perché qua ci sverniciano male. Attenzione a Stroll. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. Dobbiamo uscire meglio da quella zona, altrimenti come avete visto ci sverniciano male. E bisogna rimanere comunque molto concentrati e attenti, perché i muretti sono vicinissimi. Ho detto, non è una pista che onestamente mi garba più di tanto questa, quindi cerchiamo di portare a casa la pagnotta e soprattutto la macchina. Qua ci svernicia male, perché ha ancora più possibilità Stroll. Crociamo. Adesso il DRS è consentito. Puoi usarlo nelle zone DRS quando ti avvicini a meno di un secondo dall'auto che ti precede. È una dura battaglia. Hülkenberg è troppo distante. Avevo dimenticato la miscela, maledizione. Che in realtà ci può stare in alcuni casi, però dai, dai, il ritmo di Hülkenberg per noi è un po' troppo
sportiveggiante, però almeno abbiamo distaccato un pochino Stroll. Ci stava dando seri problemi qui. Magari riusciamo anche a fare una curva più pulita, non lo so. Lasciamolo anche per qua, va. Un giro prima, che dite, ci potrebbe stare però, eh. Perché sennò poi ci ritroviamo col gruppone. Boh, non saprei. Anche se forse invece di un giro prima, ho la sensazione che le gomme adesso stiano andando giustamente in temperatura. Insieme a loro non conviene fermarci perché al pit ci inchiappettano. Vediamo un po'. Cazzo. Ok, ci fermiamo. Perché ormai non li riesco a beccare. Mi sono fregato da solo qui. Maledizione. Magari facciamo entrare in temperatura prima le soft. Aspetta, dove cazzo ci dobbiamo fermare qua? Piano. Ti va magra. Ci proviamo, dai, proviamo ad anticipare la sosta. Perdiamo sicuramente un po', quindi a rientro non so se riusciamo a stare su Stroll. Qui ero molto indeciso su questa strategia. Perché? Perché adesso rientreremo con le soft. Per farle entrare in temperatura sicuramente andremo un po' più lenti, e quindi quelli adesso che hanno le super soft potrebbero guadagnare, quindi rientriamo dietro agli altri. Non lo so, vediamo. In linea teorica, però. Aspetta. Qua ci butta. Proviamo un po'. Finisce la grassa. Perché se rientriamo col gruppo, ragazzi, il pit stop ci inchiappetta male. Magari mettendolo manualmente sarebbe diversa la cosa, però per il momento lasciamo così. Perché quelli che avevamo dietro poi sicuramente li fa passare al pit stop, quindi entrare col gruppo non conviene. Uso solo qua la miscela poi, anche perché è finita, quindi dobbiamo stare attenti. Davanti abbiamo Massa. No, Perez. Massa dietro. Quindi in linea teorica dovremmo aver guadagnato un po', sbaglio, non mi ricordo dove era Perez.
sapere che adesso difenderci non sarà facile, soprattutto da Massa. No, Massa le qualifiche, scusate, non aveva fatto tipo quarto, quinto. La vettura davanti a te è rientrata per montare in curva morbide. Non posso più esagerare con la miscela, quindi Marcus sta effettuando la sosta. Sosta per Marcus. Gli ho qua a Felipe, il nostro mitico Filippo Massa. Attenzione, attimo qua. Non ha alzato mica il piede Massa. Attenzione che siamo ottavi, clamorosamente, con questo pit stop. Ora però dobbiamo, vabbè, dico di resistere fino alla fine perché è improponibile, però faremo un trenino, un po' di traffico, ma ci sta. Abbiamo pur sempre una Sauber, quindi ho modificato un paio di cose, ma un paio su 150 non sono propriamente il top. Qua l'ho fatta male, ma male male. Fortunatamente non siamo andati a muro, però rileviamo l'usura del cambio, prova a minimizzare il numero di cambi. Come cazzo faccio a minimizzare il numero di cambi? Scusi. Qua ci riprova. Questo ci riproverà ogni giro fin quando non ci riesce, giustamente. No, maledetto. No, però io mi metto all'interno perché aspetta. Attenzione, ruota a ruota. Questa cosa ci ha fatto perdere tantissimo a tutti e due, ma nessuno alza il piede all'acceleratore. Noi lottiamo, Stringiamo i denti. Anche se questa cosa potrebbe essere pericolosa per il proseguio, perché abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Una lotta del genere ci fa consumare tanto i pneumatici. Essendoci fermati un giro prima, nel finale potrebbe darci qualche problema. Il distacco dalla vettura che ti precede. Cazzo. 3,6 secondi. Squisciato un po' troppo. C'è la grassa. Vabbè, qua. Arrivederci. Però. Attenzione. Quindi il distacco dal tuo compagno è 17.
Attenzione. Non è che stiamo rischiando di più. Cazzo, caffanculo. Abbiamo rischiato troppo. Abbiamo rischiato troppo, vabbè. Diamogli la posizione, tanto è inutile che ci proviamo, perché no vabbè, io volevo continuare questa lotta, ci sta ragazzi, noi ci mettiamo il cuore ogni volta. Sempre e comunque, anche se noi la famo, però no, dietro c'è Grosjean, maledetto. Abbiamo dovuto cedere l'ottava posizione a Massa, ma era troppo più veloce di noi. Però almeno se riusciamo ad utilizzare il DRS per allontanarci da Grosjean. Non è vero, perché la distanza dal primo è 24,9 secondi. Diventata inguidabile, mi sa. Abbiamo esagerato troppo. Maledizione. Poi quando iniziano a consumarsi le gomme, vedi quei muretti e si avvicinano sempre di più. E senza controllo trazione l'accelerazione ti frega, soprattutto in queste fasi concitate, ragazzi, io mi faccio prendere. Perché le lotte ci stanno, è quello che rende divertente un gran premio. Poi il rischio ci sta, è normale, non è che stiamo nella realtà che c'è la vita in gioco. Ma sti cazzi, scusate, se non ci provate in un videogioco a fare un sorpasso della vita, quando cazzo ci provate? Attenzione, c'è Ocon qui dietro. Alonso è fuori gara, ma noi attenzione ad Ocon. Prova a prendermi l'interno come sempre. Attenzione, Ocon se ne va. Un attimo è stato. Ocon, mi spiace, con sta Force India rosa. Allora, io non credo di averlo schiacciato, onestamente. Fatemi vedere una... Posso cambiare? Aspetta, come cazzo cambio pilota? No. Aspetta, voglio cambiare pilota, come cazzo si fa? Oddio, forse un pochino sì, no? Aspetta, fammi vedere un attimo. Forse un po' sì. Una mezza cosa, sì. Sì, forse un po' troppo. Però in realtà pensavo di essere già più davanti. Invece, se andate a vedere, ci siamo agganciati con il suo alettoncino davanti e la mia gomma posteriore, sì.
Vabbè, anche lui poteva un attimino alzare il piedino, però non l'ha alzato nessuno dei due, ci sta, vai. C'è un dritto da panico. Quindi, come detto, ragazzi, è un gioco e quindi voglio spingere al massimo. Ci stanno gli errori. Non sono Vettel, anche perché altrimenti non sarei con Formula 1 2017 qui, no? Occhio. Quest'anno stiamo provando a partire subito senza aiuti ABS e controllo trazione, quindi su alcune piste non è facile, poi farci l'abitudine non è facile. Occhio Kimi, problemi per Kimi. Ok, via libera. Dove cazzo sta? Non c'era Ocon? Non l'ho capita. Mi sono perso Ocon, pensavo fosse lui, invece poi è andato dritto. No, Grosjean, è lui che è andato a sbattere all'interno, quindi facciamo quello spiritoso. Forse è andato dritto Ocon, non lo so, non l'ho visto, forse dalla minimappa si vede, però lì abbiamo frenato molto prima rispetto alle altre volte, tra virgolette, nel senso abbiamo lasciato più spazio, se voleva poteva prendere l'esterno facilmente. Si soffre, si soffre. Qua qualche errore di troppo c'è stato, ma una certa aggressività abbiamo utilizzato che ci ha fomentato. Adesso Roman ci proverà come se non ci fosse domani. Mettiamo un po' di miscela grassa. Attenzione. Sei all'ultimo giro. Ok, distanza dal compagno di scuderia 17,7 secondi. Ricordiamoci che non abbiamo benzina più di tanto, quindi sposto, perché se ci prende pure la scia oltre al DRS siamo fottuti. Quanto basta? Il fatto è che questo ci svernicia prima dell'arrivo. No? Secondo me sì. Troppo incollato. Perdiamo tanto in queste ultime curve che
abbastanza distante Grosjean, ma adesso può utilizzare il DRS. Attenzione, attenzione a Grosjean, mamma mia. Allora, ottavo posto, come detto, un po' siamo stati un po' troppo aggressivi. Secondo me un paio di posizioni le potevamo cedere più facilmente, soprattutto su Massa e Ocon magari. Però, come detto, ragazzi, ci dobbiamo provare. Se non ci proviamo qua con un gioco... Bella vittoria per il team Mercedes oggi. Scusa, le emozioni, ci dobbiamo rischiare più di quello che si potrebbe rischiare normalmente. Nella gara di oggi. Penso che la maggior parte del risultato derivi dal temperamento. Poi l'errore ci sta. Mentre tutti gli altri lo perdevano, il che gli ha consentito di ottenere il massimo dalla vettura, che ci stiamo a giocare la strategia e di rimanere fuori dai stipendio in Formula 1, quindi. Abbiamo fatto un'ottava posizione che, come detto, nonostante non il pit è stato gara, sono stati fantastici come sempre ed è una vittoria decisivo. Davvero meritata. Va bene. Ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. Già ottimo risultato tantissimo, per Lewis Hamilton, che aumenta il suo vantaggio in cima alla classifica. Vorrei farti una domanda, Luca. Vettel, secondo te chi è il pilota del giorno? Dal mio punto di vista, il pilota della Sauber. Molti piloti si sono messi in luce oggi, ma credo che lui sia stato l'unico a sfruttare a pieno il proprio potenziale. Ed ecco come si configura. Guardala lì la Sauber. I punti di vantaggio della Mercedes sugli inseguitori aumentano. Un altro team che può dirsi soddisfatto di questo Gran Premio è la Sauber, il cui ottimo risultato le fa risalire la classifica. Un po' così, un po' aggressivi come detto, ma ci sta. Va bene, va bene. Allora torniamo al nostro box. Dovrebbero arrivare adesso un paio di migliorie, come detto, per quanto riguarda l'affidabilità. A livello di punti non so come siamo messi per un'eventuale ricerca e sviluppo di componenti per migliorare invece non l'affidabilità ma piuttosto le prestazioni della Sauber, perché effettivamente ci vorrebbe qualche miglioria anche sotto questo aspetto. Però i punti che guadagniamo sono pochi, quindi più di tanto quanti ne abbiamo? 2,50, quindi non riusciamo a fare praticamente niente. No, però bonus prima guida, 16 punti, ok, niente, uguale, vabbè. Come non detto, qui la rivalità è molto complicata, sarà difficile riuscire a... no, siamo comunque alla pari, anche se siamo arrivati prima, ma lui ha fatto il miglior tempo sul giro di 3 decimi. Vabbè, qua la, probabilmente la andremo a perdere la rivalità con Grosjean, perché è un po' troppo in là, onestamente, è un po' troppo in là. Però abbiamo guadagnato un bel po' di reputazione sul Renault Toro Rosso Asse McLaren, quindi poi vedremo se ci arriverà magari più avanti qualche offerta da uno di questi team. Come detto, meglio di della Sauber c'è chiunque, quindi al totale dei punti risorsa della prima guida viene aggiunto un ulteriore bonus del 5%. Vabbè. Raggiungi lo stato di prima guida e completa una gara. Va bene, va bene. Quindi un altro bonus che abbiamo ottenuto. E quindi, ragazzi, noi allora ci vediamo con il prossimo Gran Premio di Formula 1 2017. Come detto, stringeremo i denti fino alla fine. Battaglieremo come se non ci fosse un domani. Come detto, qualche errore ci può stare, però ci sta, ci sta. Io spero che il Gran Premio vi sia piaciuto. Come sempre, fatemi sapere la vostra. Lasciate un like, condividete, mi raccomando. Seguitemi anche su Facebook, Twitch, secondo canale, eccetera, eccetera. Ci vediamo alla prossima. Allora, un saluto a tutti da Quel Taleale.